Io sono Imagolatez e sono una cantante lirica. Nello scorso video abbiamo fatto un'introduzione sul nostro vero strumento, che è tutto il corpo. Abbiamo anche fatto un discorso sulla tecnica, sulla sua importanza e sul suo vero obiettivo. Oggi però scendiamo un po' più nel profondo e iniziamo a studiare le tre zone di cui abbiamo parlato nello scorso video. Ti ricordo che tutto quello che diremo in questo video è stato affrontato in maniera più ricca e più approfondita nel blog qui sotto. Ok, iniziamo. Innanzitutto, che cos'è il diaframma? E dov'è questo sconosciuto? Il diaframma è una lastra muscolare a forma di cupola che si trova esattamente qui. È ancorato alla parte bassa della nostra gabbia toracica e divide completamente il nostro corpo in due parti. La parte più alta, diciamo che è quella un po' più poetica, un po' più pulita, che è quella composta da cuore e polmoni, dalla parte un po' più sporca, che è quella appunto dei visceri, che comunemente comprendono stomaco, intestino, pancreas, tutto quanto. Ma questo muscolo ha una importanza fondamentale per la nostra sopravvivenza, ovvero ci permette di respirare, perché i polmoni, immaginiamoci come dei sacchetti, non hanno dei muscoli propri per dilatarsi e contrarsi, ma questo compito ingrato è affidato al diaframma. Allora, abbiamo detto che il diaframma è a forma di cupola, ok? La sua posizione a riposo è questa. Quando inspiriamo, il nostro diaframma si tende, ok? E scende. A questo punto crea una depressione che permette così all'aria di entrare, dilatando i polmoni. Successivamente il diaframma ritorna nella sua posizione, creando una pressione che fa uscire l'aria. Ok, sfatiamo il primo mito, ovvero quello della respirazione di pancia. Se hai preso delle lezioni di canto, probabilmente ti sarà stato detto: respira di pancia. Ma che vuol dire respira di pancia? Che significa? L'aria va veramente nella pancia? No, l'aria non va nella pancia. Allora, che cos'è che significa? Il diaframma, scendendo, occupa un po' di spazio destinato a quelli che prima abbiamo chiamato i visceri. Quindi i visceri si espandono orizzontalmente. La sensazione è quella di avere la pancia gonfia d'aria, ma in realtà l'aria non va nella pancia, l'aria va nei polmoni, nella pancia non ci va. Se guardiamo un neonato, possiamo vedere che muove esclusivamente la pancia quando respira. La sua respirazione è completamente diaframmatica. Col passare degli anni, per motivi di stress, di postura, ma anche estetici, perché oggettivamente è brutto vederci respirare con la pancia, vedere la nostra pancia che si gonfia e che si sgonfia, non so, al mare, così, anche per la troppa palestra, abbiamo iniziato ad assumere una respirazione molto più alta che coinvolge questa zona e si chiama respirazione clavicolare, che sfrutta pochissimo dello spazio dei nostri polmoni, di quei sacchetti di cui parlavamo prima. Quindi il primo obiettivo è quello di ritrovare un po' di profondità in questa respirazione. Allora, la respirazione più efficiente di tutti, come abbiamo già visto, non è la respirazione clavicolare, ovvero non è quella alta, non è neanche quella troppo profonda, quella che coinvolge solo la parte bassa della pancia, ma è una via di mezzo. Appunto, si chiama la respirazione costodiaframmatica, che interessa la parte bassa della gabbia toracica. La tecnica dell'espirazione, ovvero del vero utilizzo del fiato nel canto, si può dividere in due fasi contemporanee anche, che si chiamano appoggio e sostegno, che vedremo molto approfonditamente più in là. Il sostegno è la creazione, diciamo così, di una struttura muscolare fortissima su cui il diaframma si può appoggiare. L'appoggio serve anche per non far tornare subito il diaframma nella sua posizione iniziale, perché altrimenti sprecheremmo tutto il fiato a nostra disposizione. Invece, in questo modo, riusciamo a
gestire noi stessi la pressione dell'aria e utilizzarla a nostro piacimento in base alla frase che dobbiamo cantare. Dal punto in cui il diaframma risale, genera una colonna d'aria. La chiamiamo così, una colonna di fiato, che non deve essere mai interrotta né ostacolata. Va da sé che dobbiamo togliere tutte le tensioni della gola, delle spalle, soprattutto della mandibola. Secondo me questa è una delle cose più difficili in assoluto, ovvero il togliere le tensioni e far sì che il cervello lavori con il diaframma e le corde vocali e basta. Se abbiamo ben chiaro il concetto di colonna d'aria, un punto su cui dobbiamo focalizzarci tantissimo è la giusta postura. Allora, vedo tantissima gente che canta così, tutti un po' gobbi, tutti un po' trappiti, tutti un po' intimi. Il mio consiglio è quello di trovare una postura dritta, ma rilassata, quindi non troppo tesa, non gobba, ma dritta. Consiglio i primi anni di cantare in piedi, appunto perché così si scopre tutto lo strumento e si impara a gestirlo al meglio. Nel prossimo video parleremo della laringe e di come sono fatte le corde vocali. Ciao!